Ciao a tutti, eccomi con un altro video. Oggi faremo un tutorial ispirato a Lord. E lei è Luisa. Ciao. Ho già applicato un burro cacao e la crema viso e adesso vado per lei a miscelare tre fondi: lo studio Fix Fluid NC15, lo studio Sculpt NV15 e lo studio Sculpt NC37. In più miscelo dentro il Pep & Prime Skin Base Visage. Vado ad applicare il fondo con il pennello di Zoeva 102 Silk Finish. Vado ad incipriare la base con la Fit Me di Maybelline. Senza metterne troppa, anche perché vogliamo un incarnato abbastanza luminoso. Vado ad applicare nella prima parte di occhio il Long Lasting Matitone di Kiko, numero 07. E nella restante parte di occhio il numero 21, sempre Long Lasting di Kiko, che è leggermente un po' più pisca. Con il Base Shadow Brush di Real Techniques vado a sfumare. Con il 227 di Zoeva vado a prendere Scratch da questa palettina Urban Decay che non ricordo il nome e la porto su tutta la palpebra. E poi vado a prendere Shag, sempre della stessa palettina, e lo porto solo all'esterno dell'occhio. Con il pennello da sfumatura sempre di Zoeva 228 vado a sfumare i contorni. Sempre con lo stesso pennellino vado a prendere Kid di MAC. E lo porto nella piega, in modo da dare più gradualità. Vado a prendere Vanilla, sempre con lo stesso pennello da sfumatura, e lo porto sotto l'arcata. Vado a fare un mix di Select Cover Up in NV15 e NC30. Vado ad applicare il correttore con il 217 di NAC, guarda su. Vado ad utilizzare un correttore in pinna di Vrosh, il numero 02, lo applico qui e vado sempre a sfumarlo col 217. Con un pennellino a lingua di gatto prendo lo stesso correttore applicato sotto le occhiaie e vado a correggere le piccole discromie dei buffolettini. Vado a prendere il setting brush di Real Techniques e la cipria di prima e finisco di incipriare i brufoletti. Vado a prendere sempre Kid col 217 e lo porto leggermente sotto, guarda su. Vado ad applicare delle ciglia finte molto naturali. E uso la matita di MAC in Fling, sempre bionde. E vado a fissarle con un mascara trasparente per sopracciglia. Nel frattempo la colla si è asciugata, vado ad applicare un leggerissimo strato di mascara solo all'attaccatura. Apri un po' l'occhio.
sono andato ad usare l'Extended Play Lash di MAC. Vado ad utilizzare all'interno della rima dell'occhio una matita di stila Topaz. Apri un po'. Vado a correggere con una matita correttiva il contorno delle labbra di Luisa, le andiamo leggermente a rimpicciolire perché Lord le ha più piccole. Adesso vado a prendere una matita per labbra chiamata Talk del Talk, che fa parte della collezione di Rihanna uscita, non ricordo, comunque fa parte della collezione di Rihanna, e vado a riempire tutte le labbra, segnarle e riempirle. Adesso vado ad applicare Instigator di una collezione limitata di MAC che faceva parte della Punk Couture. Come ultimo passaggio, dopo il rossetto, vado a riscaldare un po' le guance e uso il Warm Bronze di Elf. Ed ecco il tutorial finito, spero vi piaccia, e adesso passiamo alla seconda versione di Lord. Ciao! Siamo di nuovo con Lord. Ciao. E adesso andiamo a creare il trucco che Lord ha nel video Royal. Questo è un make-up basato tutto sulle liner. È una linea sottilissima dei liner leggermente sfumata all'esterno e nella piega. Molta precisione. Prendo una classica linea dei liner molto vicina alle ciglia. E poi portarlo molto pulito verso l'alto. E vado sempre col pennellino a creare una leggerissima linea nella piega. Adesso prendiamo un pennello sempre angolato in pelo naturale e andiamo a sfumare velocemente. Vado a riprendere di nuovo lo stick illuminante di Brush e lo vado a ripassare sulle occhiaie. Andiamo a sfumare sempre col 217 di MAC. Cellulare di lui. Vado a prendere Vanilla di MAC e vado a portarlo sotto. Guarda su. Vado a prendere la mascara di Essence Lashes Go Wild e vado a ripassarlo sulle ciglia. Allora giù. Andiamo a rifare le labbra, le facciamo color carne come le vediamo nel video. Vado a riprendere il contorno però col correttore. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on. Vado a prendere la matita di Madina Lux Lips Liner numero 09 e la vado a passare solo leggermente nel contorno, in modo molto 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 leggero.
in the torn up town. No postcode. Andiamo a sfumarla leggermente in modo da rendere il tratto più morbido. Vado a prendere il Viva Glam Gaga 2 e lo stendo sulle labbra. Vado a prendere un blush di Makeup Forever e lo vado ad applicare solo su la parte esterna della guancia. E poi col pennellone di Makeup Forever vado a sfumarlo. Questo era il secondo look di Lord, spero vi piaccia, mettete tanti like e iscrivetevi per non perdervi nessun video. Ciao! Ciao! We didn't